prepara tu cuerpo. Prepara tu cuerpo. Prepara tu cuerpo para vivir emociones nuevas. Enciende tus sentidos. Enciende tus sentidos. Ando manejando por las calles que me besaste. Está llegando Nadia Solange. Está llegando Nadia Solange y su música latinoamericana. Latinoamericana. La chore fina, pero le gusta el mafioso. Si está con alguien es porque es muy poderoso. No le gustan los gánster falsos. Está muy dura para tener atrasos. Mil sellos carga en el pasaporte. Tan chimba que ya no hay quien la soporte. Tiene su ganga, tiene su corte. Y la respetan toditos de sur a norte. Ay, mama, shigidi, nakufa, hoy, wikidi. Ay, mama, shigidi, conky, fire, moto, liquidi. Ay, atende, tete, ma. Oh, mama, tete, ma. ¿Qué problema me va? Oh, mama, tete, me mata la curiosidad. Oh, mama, tete, de ver lo que tengo ahí atrás. Oh, mama, tete, un choque de electricidad. Oh, mama, tete, ma. Tipo, tipo, tete, ma. E buon pomeriggio, eccoci qua, siamo ritornati. Oh, mama, tete, ma. Dopo la live di questa mattina che vi ha fatto compagnia per quasi 5 ore o 4 ore in live, arriva il programma in scaletta di Radio Gimari Web, Tardes de Musica, a farvi compagnia ci sarò io, Nadia Solange, insieme al notiziario delle Isole Eolie. Che ricetta sicura di voi non va a passare, ehi. Si llega a hoy te la exploto. In questo mercoledì 17 maggio vi ricordo che Radio Gimari trasmette da Panarea. Panarea oggi c'è un po' di sole, un po' nuvoloso e il mare continua a fare capricci. Ma noi continuiamo ad andare avanti, facciamo le nostre live, vi facciamo ascoltare un po' di musica, tante notizie. Infatti partiamo subito col primo brano in scaletta, lui è Maluma, il brano Mama Tetema. Fire, moto, liquidi. Tetema, oh mama tetema. Tipo tipo tetema, oh mama tetema. Aya tunde tetema, oh mama tetema. Shuka chini tetema, oh mama tetema. Aya tunde tetema, oh mama tetema. Que problema me vai, oh mama tetema. Me mata la curiosidad, oh mama tetema. De ver lo que tengo ahí atrás, oh mama tetema. Un choque de electricidad. Maluma, bebé, baby. A ella le encanta el cash, 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 cash. Combinado con kush, 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 kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra. Como solo hace tú, 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 tú. A ella le encanta el cash, 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 cash. Combinado con kush, 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 kush. Así que mueve eso pa' tra, tra, tra. Como solo hace tú, 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 tú. Maluma, bebé, baby. Worldwide, bebé. Prendi il tuo tempo. Ascolta, ascolta. Ascolta. Radio Gimari Web. Da Panarea. Da Panarea. Trae los cachos. Piso 21. Manuel Turizo. Es verdad. Vabbè, già si sono presentati loro, sono Piso 21 insieme a Manuel Turizo. E brano che andiamo ad ascoltare, scelto per voi, sono Los Cachos. Su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Dice que para la mala no se le olvida que borracho. Él le puso los cachos, no pensó en lo que perdía. Portársela de macho. Le está rogando, pero ya no está pa' él, mando a decir con los muchachos. Prefiere estar sola, ser el segundo plato. Se puso más buena de lo que se veía. Está feliz, ya no llora hace rato. Si sale de noche, regresa de día. Si la quiere ver, pues que mire los retratos. Lo dejó y dijo que no volvía. Si fuera él, te lo juro que ni trato.
perdió el oro buscando fantasía. Ella bajando y la fiesta prendiéndose. Si es por mí estuviera besándote. Se grabó con su amiga perreando. Dice que las penas se olvidan tomando. Es más, ven y pégate, no lo que es de Insta. Pa' que te vea antes que yo te despista. No le escribes, mejor que tú ni exista. Lo que se va no vuelve, ni porque tú le insistas. Aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. No vuelve pa' atrás, no vuelve pa' atrás. Él la dejó y ella no mira pa' atrás. No mira pa' atrás, no, no. No se le olvida que borracho él le puso los cachos. No pensó en lo que perdía por dársela de macho. Y ahora la está buscando, ya la está buscando. Pero ya no está pa' él, más va a decir con los muchachos. Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás. Él la buscó, pero no mira pa' atrás. Ya no mira pa' atrás, no, no. Y aunque le duele, ya no vuelve pa' atrás. Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás. Él la buscó, pero no mira pa' atrás. Ya no mira pa' atrás, no, no. Hey, dice que prefiere estar sola que mal acompañada. Está con el corazón cerrado y la cabeza dañada. Gracias a Dios se libró del que la tenía engañada. Que si el exnovio está en el club, que no la lleven pa' allá. Que eso le daña el día, está para la rebeldía. Tiene un culito que Ave María. Hey, un trago allá la pone contenta. Dos tragos y ese man se le olvida. Pero acabando una canción, su nombre entró en conversación y le cambió la cara. Pero ya no está pa' él, más va a decir con los muchachos. Es verdad que la vieron tomando en la disco, pasándola rico a las 2 de la mañana, en tonadita con su pana. Ascolterá y cosé que no hay más sentido. Ascolterá y cosé que no hay más sentido. Proverá y emoción y mai probate prima. Sei pronto. Noi sí. Uno. Due. Tres. Radio. Radio. Simari Web. Simari Web. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi trovare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero più 39 349 139 38 53 oppure più 39 333 839 8531. Enjoy Panarea. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar L'Isca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti
immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar Lisca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar Lisca Bianca, dove i sapori delle olie prendono vita. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano e immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel Lisca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca o rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Lisca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel Lisca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel Lisca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Radio Zimmari, a tenervi compagnia nei momenti di allegria o malinconia, con Nadia Solange. Acompañaste mis buenos momentos. E dopo qualche consiglio che vi dà Radio Zimmari su quelle che possono essere le vostre vacanze a Panarea, noi andiamo all'ultimo brano in scaletta prima del notiziario delle Isole Eolie Online e lo facciamo insieme ai CNCO, il brano La Ultima Canzone. Ya estoy más grande y tú, ¿cómo has cambiado desde que te vi? No hay peor despedida como la que no planeamos. Oh no, por favor no me pidas que me quede porque ya lo hablamos, ya tú y yo lo hablamos. Y que valga la pena la última canción. Mira dónde he llegado, gracias a ti por darme el empujón. Pero si la noche sale, los días se acaban, la vida sigue sin tú y sin yo. No, cantarte a ti pa' mí fue lo mejor. Fue mamita, ven que quiero recordarme la primera cita y el reggaetón lento. Sé que no es tan fácil. Hey DJ, párame la música y también el tiempo. Que no se olvide de mí, quisiera, y que se cometa que vi. Lidiera todos esos deseos y toda la buena que ella me ha tirado en toda mi carrera. No es peor despedida como la que no planeamos. Ay, por favor, no me pidas que me quede porque ya lo hablamos, ya tú y yo lo hablamos. Cantarte a ti pa' mí fue lo mejor. No, no, no olvidaré que
cantarte a ti pa' mí fue lo mejor. Nadia Solange presenta le ultime notizie, news e novità. Tutte le info, anteprime, approfondimenti, interviste sul TG Zimmari. In collaborazione con il notiziario delle Isole Eolie. Dal notiziario delle Isole Eolie Online troviamo prima pagina Pecorando. I lavoratori di una fattoria energia solare in Kosovo hanno trovato un modo più ecologico ed efficiente per facilitare l'erba attorno ai loro pannelli solari. Un gregge di pecore, più di 100 pecore e alcune capre pascolano due volte alla settimana presso il parco solare, vicino alla cittadina di Kamenica, nel Kosovo orientale, dove sono installati più di 12.000 pannelli fotovoltaici. L'utilizzo di pecore per la manutenzione di campi fotovoltaici non è una novità. Già da un paio di anni, infatti, 90 pecore si stanno occupando dell'impianto fotovoltaico a Vienna, il più grande in Australia. L'area di oltre 12 ettari è perfettamente adatta al pascolo e nel tentativo di massimizzare gli sforzi, i pannelli stessi fungono da riparo per gli animali quando piove o c'è il sole. Un allevatore controlla il loro stato di salute una volta al giorno. Le pecore non solo forniscono un prato perfettamente curato, ma contribuiscono anche alla biodiversità della zona, poiché trasportano polline e semi nella loro lana. La interazione tra ambiente e tecnologia è fondamentale. Controcorrente eoliana, Suta Upalu. La scalinata che porta Suta Upalu e viceversa, costeggiando la sede del comune di Lipari e il Turmalin, è sempre stata trascurata sotto l'aspetto igienico-sanitario. Un percorso veramente romantico ma abbandonato. Colpa di chi sporca o di chi lascia sporcare? Un esempio a caso è sotto casa. Natalino Imbruglia giornalmente si sgola per segnalare questo sconforto o sconcerto. Sono blu come un cielo trapunto di stelle. Lipari, il progetto Turisme, finanziato dal programma COSME, entra nel vivo. Le sei organizzazioni, in rappresentanza di altrettante località turistiche, hanno intrapreso le attività che costituiscono il cuore del progetto e che mirano alla realizzazione del suo obiettivo principale, migliorare la qualità dei servizi turistici attraverso azioni sostenibili, innovative, digitali e che rispettino l'ambiente. In questo giorno è in corso la prima delle due visite di studio in programma, quella delle Isole Eolie, per la quale si ringrazia il Comune di Lipari nella presenza del sindaco Riccardo Gullo. La visita di studio, della durata di 5 giorni, coinvolge i rappresentanti delle imprese turistiche selezionati in occasione degli eventi di marketing dei comuni partner di progetto, gli enti pubblici locali e i beneficiari del progetto, che avranno modo di confrontarsi e presentare le loro iniziative, i loro prodotti e servizi innovativi ai colleghi di altri paesi per uno scambio reciproco di metodi di lavoro efficienti e modelli di business sostenibile per le loro imprese. Lipari, dalla residenza municipale Marina Lunga, pulizia straordinaria, e per 15 giorni ci sarà il divieto di sosta. Vulcano, nell'isola
capsula delle olie e cavi in fibra ottica sono diventati sensori per gli eventi sismici associati all'attività vulcanica, consentendo agli esperti di monitorare l'area in modo più semplice e veloce, senza installare strumenti costosi e difficili da gestire. Il risultato pubblicato sulla rivista della Scientific Reports è stato ottenuto da una ricerca coordinata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e condotta in collaborazione con l'Università di Catania e il Centro Tedesco per la Ricerca. I ricercatori, guidati da Gilda Currenti, hanno dimostrato che la fibra ottica, con l'ausilio degli innovativi algoritmi di intelligenza artificiale, può essere una risorsa preziosa grazie alla sua capacità di acquisire i segnali utili e dare risposte rapide alle crisi vulcaniche. Vulcano, stamane semaforo rosso per il cratere. Regolamentazione alla salita al cratere di La Fosa nell'isola di Vulcano. Si comunica che per motivi di sicurezza questo mercoledì e giovedì 18 maggio del 2023 il sentiero che conduce al cratere di La Fosa nell'isola di Vulcano resterà chiuso. Liberi e Comune, dalla rubrica Totò io pago, concorsi, riapertura, termini per 6 assunzioni. Due suggerimenti per preservare la batteria dello smartphone durante i viaggi. Viaggiare è uno dei grandi piaceri della vita a cui nessuno può resistere, sia per lavoro, per visitare posti nuovi, immergersi in nuove culture e provare esperienze diverse da quelle in cui si è abituati. Arricchiscono sempre in qualche modo la nostra personalità. Pensa che nel 2021, dato fornito dall'Istat, più di 41 milioni di residenti in Italia hanno intrapreso un viaggio. Come tutti sanno, il nostro paese è una delle mete che fanno più gol al turismo internazionale, ma anche agli italiani stessi, che non perdono occasione per visitare le varie città dello stivale. L'Italia è un paese di cultura, storia, cucina e soprattutto relax, con tantissimi luoghi pronti ad accogliere i turisti. Tra questi spiccano le Isole Eolie, un arcipelago di isole situati nel Mar Tirreno e poco distanti dalla ben nota Sicilia. Allora, i consigli per preservare la batteria dello smartphone e l'utilizzo del telefono allo stretto è necessario. Se ti trovi in viaggio nelle Isole Eolie, faresti meglio a tenere il tuo smartphone molto più in tasca che utilizzarlo. Diciamo questo non tanto perché chi visita le isole maggiori, ma soprattutto per chi decide di visitare il resto dell'arcipelago che non offre centri abitati e servizi come Lipari e Salina. Trovare una spina per ricaricare la batteria potrebbe diventare una sfida ardua. Wi-Fi, connessione dati e luminosità. Come abbiamo appena visto, ricaricare le batterie potrebbe essere un problema. Dunque, onde evitare di rimanere senza alcuna foto ricordo, cerca di seguire queste semplici indicazioni. Non lasciare attivo il Wi-Fi o la connessione dati se non devi usufruirne, insieme alla luminosità dello schermo, da tenere sempre al minimo. Le maggiori cause del consumo della carica dello smartphone è proprio questa. Terza, goditi la vacanza. Le Isole Eolie sono una bellezza che merita di essere apprezzata e non puoi non lasciarti rapire dal paesaggio meraviglioso. Quindi posa lo smartphone in tasca e usalo solo per immortalare i momenti più belli e solo per lo stretto necessario. Abbassa il più possibile la luminosità e fatti rapire da queste isole fantastiche. Thank you.
La compagnia teatrale Piccolo Borgo Antico, diretta dalla regista Tindara Falanga, porta a casa premi su premi. A Isola di Capo Rizzuto si è svolto il Gran Gala del Premio Isola, dove sono stati premiati vincitori delle varie categorie della rassegna invernale. Il premio migliore attrice protagonista è andato a Silvia Picone, che nella commedia Il Sistema Ribadier interpretava Angela. Per Daniele Russo in Tommaso, il premio migliore attore caratterista. Lipari e tribunale, giudice di pace, non doversi procedere per tre cittadini. Non doversi procedere per remissione di querelle, 55 anni di Sydney, 33 anni e 59 anni di Lipari, sono stati difesi dagli avvocati Todaro e Giuseppe Cincotta. La sentenza alla sessione distaccata del tribunale di Lipari è stata pronunciata dal giudice di pace Davide La Rosa. Secondo il capo di imputazione erano accusati di minacce e lesioni. La vicenda risale al 17 febbraio del 2018. È la nostra Costituzione. Luigi De Magistri racconta la Costituzione in occasione del 75esimo anniversario. Incontro, dibattito con gli alunni dell'Istituto Tecnico Commerciale. Interverrà anche il sindaco Riccardo Gullo. Ci sarà anche Cristina Marra. L'incontro si terrà venerdì 19 maggio del 2023 alle ore 10 nell'Aula Magna. Leolian Romano, poeta scrittore Davide Cortese, prof anche a scuola. Il poeta scrittore di Lipari Davide Cortese è stato ospite del liceo linguistico di Roma per parlare di poesia del suo ultimo libro Tenebrezza, edizione della Erudita. Un incontro meraviglioso, ha commentato Cortese, mi ha dato l'opportunità di conoscere una bella brigata di giovani attenti, sensibili e curiosi. Vi ricordiamo anche la rubrica da Ravenna e Lina Massimo Ristuccia con i ricordi del passato. Tornare a Shangri-La, il mio orizzonte perduto, di Antonio Famularo. La prima volta che sentì parlare di Shangri-La, la mitica località di eterna giovinezza e spensieratezza situata tra le nevi della catena dell'Himalaya, fu quando tantissimi anni fa, per caso, vidi il film Orizzonte Perduto del bravo regista siculo-americano. Sin da allora ho sempre considerato ed eletto la località di Pollara la mia, Shangri-La, e tale lo è stata, dedicandovi e ambientandovi buona parte della mia produzione musicale, poetico, letteraria e grafico artistica. E non poteva essere diversamente, avendomi trascorso buona parte della mia infanzia e gli anni formativi della mia giovinezza, essendo mio padre Peppino nativo e di famiglia pollarese. E lo di adozione, educazione e retaggio. Carissimi eoliani tutti, sempre più lontani che vicini, Pollara, la mia Shangri-La, sarà il mio ultimo orizzonte perduto. Sicuramente sì, per mia scelta e maturata convinzione, non tornerò mai più a Pollara, né a Salina, né alle Eolie. Quella terra, quella che era stata la mia terra, l'unico luogo. Thank you.
Volontarismo da Poggio a cura di Salvatore Leone. Indipendentemente dalla bontà di chi amministra e governa, si nota sempre più che non ci sono le opposizioni di una volta, quelle che sapevano urlare, che battevano i pugni sui banchi, insultavano democraticamente, facevano tintinnare la legge e i suoi contorni. Qualche politico mille bandiere dice che oggi la Costituzione deve essere tenuta al riparo dagli agguati delle maggioranze. La fiera dei veleni potrebbe essere l'ultima offerta al mercato dei voti della mano tessa, dove il rischio di entrata in maggioranza spesso si confonde con il comparismo di appoggio senza dignità di allineamento. Da Torino, Daniele Sequenza, il mondo della imprenditorialità da tempo segnala troppe aziende in difficoltà. Si avverte la necessità di disporre di specialisti per evitare la crisi. Troppe sono le aziende che non sanno gestire e si trovano in difficoltà. Su 1.600.000 aziende attive, Confcommercio stima 120.000 realtà a rischio fallimento nel 2023. Il governo intende contrastare tale fenomeno. Si sta formando una task force operativa sul territorio che possa guidare le aziende, contribuire a salvare e evitare il fallimento. Si vuole dare vita a un moderno albo dei gestori, specialisti di settore ben formati per contrastare il fenomeno dei fallimenti. Da oggi è disponibile online il corso specifico dedicati ai commercialisti, ha una durata comprensiva di 44 ore ed è suddiviso in 10 moduli. Può essere fruito attraverso la piattaforma coordinata dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Cassazione, sentenze e ordinanze di interesse pubblico. La Cassazione riconosce il diritto al risarcimento del danno. Il medico a cui non sia stata riconosciuta la indennità di posizione variabile per la funzione svolta, diritto al risarcimento del danno per perdita, a rimarcarlo in una importante sentenza è la quarta sessione civile della Corte di Cassazione. In tema di dirigenza medica del settore sanitario pubblico, si legge nella sentenza, è tenuta dall'inizio a completare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il procedimento per l'adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi. Mancato rispetto dei termini interni e le eventuali problematiche espressamente dedicato alla quantificazione della menzionata quota variabile non fanno venire meno di per sé l'obbligo gravante di attivare e concludere la procedura diretta all'adozione di tale provvedimento. La violazione di tale procedura, prosegue la Cassazione, legittima il dirigente medico interessato a chiedere non l'adempimento di tale obbligazione, ma solo il risarcimento del danno per perdita della di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Barcellona, è definitiva la condanna per associazione mafiosa a carico di Rosario Pio Catafi. La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa, confermando la sentenza emessa in sede di rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria di condanna a 6 anni di reclusione, come anche sollecitato in udienza dal sostituto della Suprema Corte Assunta Coccomello. Catafi, avvocato, era stato arrestato nel 2012 nell'ambito dell'operazione Gotta 3 condotta dalla DDA di Messina e dai Carabinieri del ROS, con l'accusa di essere a capo della cosca di Barcellona Pozzo di Gotto. Nel 2013 la condanna in primo grado con rito abbreviato a 12 anni, poi la riduzione di pena di 7 anni in appello, quando i giudici di Messina esclusero l'aggravante di essere un capo clan
Milan. Nel 2017 la Cassazione si era già occupata di questo caso, annullando con rinvio la sentenza di secondo grado. Così i giudici della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 6 novembre del 2021 hanno ritenuto che la pena per imputato sia fissata a 6 anni di reclusione. Oggi la sentenza definitiva con la quale Catafi è stato anche condannato a rifondere le spese sostenute dalle parti civili nel processo. E con quest'ultima notizia siamo arrivati alla fine. Del notiziario delle Isole Eolie Online. Vi ricordo che tutte le notizie li potete trovare su gds.it e su notiziarioeolie.it. Radio Zimmari Web batte forte sempre. Carretera in manta. Noi però continuiamo ad andare avanti con la musica, mica ci fermiamo così. Continuiamo a farci compagnia. E adesso prendo un po' fiato dopo tutte le notizie del notiziario delle Isole Eolie Online. Vi faccio ascoltare un po' di musica. Arriva per voi Carretera in manta con Pablo Alborán e dopodiché torna Piso 21 con Tan Bonita. Quietemos la nota, las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Carretera y manta, ya no freno el corazón, ni quiero ir pidiendo perdón. Si llueve que llueva, algunos se irán, pero los buenos se quedan. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla. Brilla, quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. El mundo por montera, me río de mí, contigo salto la regla. No pierdo mi tiempo en quien levanta la ceja. No mires atrás, que los valientes no esperan. Quiero una copa, que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla. Brilla, quiero hacerte el idiota, que demos la nota. Las manos miran al cielo, los ojos se cierran pidiendo un deseo, deseo, deseo. Ma è lei o non è lei? Certo che è lei, è proprio lei. Radio Zimmari Web. Sweat, sweat, yeah, sweat, no, sweat, sweat. Piso, al piso, yeah, sweat, oh. Ave María. Te he visto antes, te pareció el amor de mi vida.
Alucinante, me gusta este más, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría, un segundo solo bastaría. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Tú estás como pa' meterte el cora. Sin necesidad defendió Valentino. Yo contigo combino. Vamos pa' casa que yo te cocino. Fresa, pasto, vino. Tiene un flow bien fino. Dile a tu hermana que estoy, que le doy un sobrino. Y cuando tú quieras me llama, pa' que estoy on fire. Si quieres nos vamos pa' la playa, un pilicito que no falla. Mientras el sol bronceándote, saquemos una de rosé. Bikini que bien te ve. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Estás como pa' meterte el cora. Esto es como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Estás como pa' meterte el cora. Tan bonita, venirme a encontrar aquí solita. Justo como el doctor me la medica, bebé. Vente pa' que tengamos una cita. Un ángel que me visita, eres agua bendita. Exagero, tu belleza lo amerita. Y ahora María, pues las ganas no se me quitan. De toda la machimbita, hey, dime tú qué necesitas. Hey, tan bonita y tan solita. Ven, yo te juro que me encanta y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista. Tú naciste para mí, siempre te reconocí. Baby, te quiero cerquita. Hey, que la noche es infinita. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Estás como pa' meterte el cora. Estoy como un déjà vu, yo te he visto por la U. Caminando sola, no me explico cómo. Tan bonita como tú, tan bonita y sola. Estás como pa' meterte el cora. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimari Web, la tua radio. Porta Radio Zimari con te, è facile. Vai su Spreaker e scrivi Radio Zimari. Oppure su YouTube, scrivendo De Zimari, e lei verrà con te, ovunque andrai. ¿De qué manera te explico? Que se me corta la respiración cuando me estás mirando. Te me volviste el centro de atención y no sé desde cuándo. Quisiera descifrarlo, porque me está matando esta ganas absurda de estarte pensando. ¿De qué manera te digo? Que estoy a nada, pero... E noi continuiamo ad andare avanti. A farci compagnia adesso arriva lui, Mike Bahia, e il brano che si intitola De che manera. Que no quiero ser tu amigo ni tu confidente, quiero más que eso. De qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco, que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro. Me la paso soñando que de sus ojos yo soy el dueño. Pero la realidad es que no es realidad, es que esto es solo un sueño. ¿De qué manera yo te hago entender que esto me debilita? Y aunque me lo callo, es mi corazón que siempre me lo grita. Quisiera confesarlo, pero me da miedo cruzar esa puerta. Porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca. Yeah,
Ey, no sé qué pasa, que me tiene la cabeza mal. Esto es difícil que suceda, esto no es normal. Cupido me descarga un arsenal, pero con la persona equivocada, porque yo te doy igual. Por eso parece, mientras el gusto por ti crece, tú estás con ese, que la verdad no te merece. Tú dándole de todo y te sale con pequeñeces, y yo queriendo que así sea por un error me bese. Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio. Quisiera hablarte, decirte lo que por ti siento. Esto me va a matar si no lo digo ya. Soy un pan a más. Ya no sé de qué manera yo te hago entender que esto me tiene loco, que se me hace difícil disimular cuando me hablas de otro. Me la paso soñando que de esos ojos yo soy el dueño, pero la realidad es que no es realidad. Pero me da miedo cruzar esa puerta, porque siendo su amigo es la única manera de tenerla cerca. Estoy en nada, pero casi nada de robar tu beso. La musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva. Un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi trovare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero +39 349 139 38 53 oppure +39 333 839 8531. Enjoy Panarea. Desideri una pausa gustosa sull'isola di Panarea? Scegli il bar L'Isca Bianca, il luogo perfetto per deliziare il palato con sapori autentici e rinfrescanti. Situato nell'incantevole arcipelago delle Isole Eolie, il nostro locale offre una varietà di prelibatezze per soddisfare ogni desiderio. Inizia la tua giornata con una dolce colazione accompagnata da una gustosa granita, fatta al momento, con frutta fresca e ingredienti genuini. A pranzo o a cena, concediti un'esperienza culinaria unica nel nostro ristorante che propone una cucina tipicamente eoliana. Assapora piatti tradizionali preparati con maestria, utilizzando ingredienti locali di altissima qualità. Nel pomeriggio rinfrescati con un cremoso gelato fatto in casa. Scegli tra una vasta gamma di gusti autentici e fatti a mano, realizzati con ingredienti freschi e naturali. E quando cala il sole, immergiti nella magia del nostro cocktail bar Banacalì, dove miscelazioni creative e raffinate sono il nostro fiore all'occhiello. Vieni a vivere un'esperienza culinaria unica al bar L'Isca Bianca. Siamo pronti ad accoglierti con un sorriso e a deliziare i tuoi sensi. Passa da noi oggi stesso, il bar L'Isca Bianca, dove i sapori delle Eolie prendono vita. Prenditi una pausa dallo stress quotidiano e immergiti nell'incanto dell'isola di Panarea presso l'esclusivo hotel L'Isca Bianca. Situato in uno scenario da sogno dell'arcipelago delle Isole Eolie, questo gioiello di charme ti attende con le sue sistemazioni raffinate e servizi di prima classe. Le camere elegantemente arredate offrono una vista mozzafiato sul mare, assicurandoti momenti di puro relax. Goditi la bellezza di Panarea, incorniciata da splendide terrazze solarium, dove potrai
potrai abbronzarti e sorseggiare un cocktail rinfrescante. Nel ristorante dell'hotel, delizia il tuo palato con i sapori autentici della cucina locale e internazionale. Esplora l'arcipelago delle Isole Eolie con le nostre escursioni in barca. O rilassati in spiagge incontaminate. L'hotel Isca Bianca ti offre tutto questo e molto altro ancora. Scegli l'eccellenza. Scegli l'hotel Isca Bianca per una vacanza indimenticabile a Panarea. Prenota ora il tuo soggiorno e lasciati coccolare dalla nostra ospitalità senza pari. Visita il nostro sito web www.liscabianca.it o chiama il numero +39 090 98 30 04. Hotel Isca Bianca, dove i sogni diventano realtà. Radio Zimmari è fatta fondamentalmente di due cose che non cambieranno mai. Due che parlano, Nadia e Sasà, e un disco che suona. Così, dopo i consigli che possono essere presi da voi per le vostre vacanze a Panarea, arriviamo così all'ultimo brano in scaletta. Ma vi ricordo che subito dopo ci sarà Sasà a farvi compagnia, quindi restate collegati su Radio Zimmari Web. Io vi lascio a Nati Natasha e Maluma con il brano che si intitola Impossibile Amor. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani e non resta che salutarvi. Hasta mañana. Gracias. Ciao. No vengas hoy a juzgarme si ha sido así desde que te conocí. Bájale a tu gritadera, mira que no me como a cualquiera. No estoy en ese flow de zafaera, yo sé que la cagué y te diste cuenta la tercera. Si lo piensas bien, no son tantas muertes en la guerra. Por favor no te vayas, si quieres me engañas. Si te cobras todo lo malo que hice contigo, no me metas cizaña, conozco tu maña. Por un par de culitos no hagas tanto lío. Discúlpame por ser como soy, acéptame. Dice que me odia pero sé que me amas. Si soy el error soy el que más te encanta. Es imposible cambiarte y no pretendo que lo hagas por mí. Dime quién soy pa' juzgarte. Cabrón, se nace, no se hace, baby. Es imposible cambiarme, así fue que te enamoraste de mí. No vengas hoy a juzgarme si he sido así desde que te conocí. Por esa puerta me voy y más nunca vuelvo. Olvídate de mi sabor y los besos en mi cuello. Sé que te vale tres carajos esta despedida. Hay mala sangre, tú no cambias ni porque Dios te lo pida. Y te queda bien, hierba mala nunca muere, siempre sabe bien. Tú solo eres un niño jugando a ser hombre. Cuando se lo metas a otra gritar es mi nombre. Nombre, es imposible cambiarte y no pretendo que lo hagas por mí. Dime quién soy pa' juzgarte. Cabrón, se nace, no se hace, baby. Es imposible cambiarme, así fue que te enamoraste de mí. No vengas hoy a juzgarme si he sido así desde que te conocí. Maluma, baby. Radio, radio e ancora radio. Tutto quello che cerchi lo trovi in una sola frequenza. Siamo arrivati alla fine di questo programma. Salutiamo tutti i nostri web ascoltatori. Radio Zimmari Web. Radio Zimmari Web.